alle fonti del rio Spinoredigo. Dicono che l'acqua è preziosa, ma qui a Rio Spinoredigo, ecco qual è la situazione. Allora io qua, io ho chiesto, mi hanno detto, insomma, Zampi là c'era una perdita, una cosa in alta, ma da venerdì questa, giovedì o venerdì questa è la situazione, ma sarebbe il caso di passare la gestione dell'acqua? C'è l'ACEA Ato 2 che mi dicono che è tanto forte, è tanto... Quei soldi di Frascatani sono fatti tutti. Quella è stata una grossa carognata di privatizzare l'acqua. E di conseguenza è entrato in un calderone enorme. I Frascatani del Consorzio d'Adria hanno speso miliardi per fare tubature, eccetera. Arrivato Ato 2, si è piata senza darci una riva. Ah, ma già allora gestisce Ato 2? Da mo' che gestisce Ato 2. No. Mi arrabbiai tanto, mi pare che c'era posa, qualcosa devo arrabbiare quanto ti pare, alla fine le Frascatani non gli è mai fregato niente, per cui non si era messo a litigare, perché passava col fischio, Ato 2 a Frascati sentiva fuori qualche miliardo, no? Invece qualcosa... Gli hanno dato i fonti dato che nello... No, ma non solo, perché Frascati aveva comprato per l'acqua alle fontane, eccetera, ha comprato tre sorgenti. Pure, sì. Per cui nel patrimonio di questo Ato 2 sono entrate pure quelle tre sorgenti di acqua che erano di proprietà del comune di Frascati, capito? Insomma l'acqua, dice il l'oro celeste, com'era? L'oro bianco, no? L'oro bianco, l'oro azzurro avevamo dato a Ato 2. L'acqua diventa... E trivelle, trivellano e impagano una minchia. Ma che gli frega questi, si mettono a litigare, no? Guarda qua, guarda l'acqua che se ne va, guarda quanti litri di acqua perde al minuto quella, no? Però non frega niente a nessuno, e noi veniamo qua e senza polemica. No, se questo come... Noi facciamo vedere, no? A meno che questo sia una sorta di prova generale per la sua... Sì, giochi luce e acqua. Metteranno i riflettori e vai tutti a vedere... No, ma questa come il sindaco a Tellaps, o VSP, guarda, perché bisogna dirlo chiaramente. Come VSP scatena l'assessori e cose. Certo, no? Non immagini tu quanto le scatena. Io gli ho detto alla Pasqualetta che hanno tre assessori, ma non li cambi, non ti posso prendere. Ma che cambia, sì. E quello da agricoltura. Sì, mo hanno vinto pure il referendum, ma che gli frega? Queste sono vittorie di Pirro. Sì, vittorie di Pirro. Che tanto quelli alla fine, ma che te credi che passava, finiva? Si agganciava la norma del diritto europeo e te fregavano. Sì, ma quale diritto europeo? Solo in Italia ci stanno queste cose, no? Solo in Italia succede. Tutti sotto. Stamattina l'ho pubblicato un articolo sulle concessioni che ci sono. Sono, mi pare, 39, qualcuna poi neanche la utilizzano perché evidentemente sono rimasti a secco là sotto, no? Allora per non smontare tutto che costa, la tengono ferma là, no? E su di queste concessioni che hanno dato, una su 5 ha pagato le royalties, tutte le altre stanno sotto quota, tirano fuori e non pagano niente. Ma gli taglioni gli sta bene. Hanno detto che non pagano i royalty, ci mettiamo noi che le tasse locali, così. E il fiorentino dice che abbassa le tasse, i comuni l'alzano e buonanotte ai suonatori. Bravo, sì. Perché come gli servono i soldi? Ma infatti le pillole te le danno un po' per volta, no? Te le danno un po' per volta. Mo alla prossima finanziaria ci mettono dentro l'estimi catastali e così vai, paga. Io mi pare che stiamo nelle stesse condizioni di Carlo Magno. Carlo Magno aumentava le tasse, poi mandava gli scagnozzi in giro a vedere che reazione c'avevano. Allora, porca miseria, allora diceva lasci perdere, vuol dire che poi non pagare.
all'ennesimo aumento delle tasse, che questi vanno in giro e dice: guarda che stanno tutti zitti, non parla a nessuno, aprite i granai, perché questi vanno cessare il silenzio del popolo. Capito? E oggi stiamo sostanzialmente in una condizione come quella, il silenzio del popolo, no? Noi lo chiamiamo bue, lo chiamiamo come le pare, ma il popolo, ricordi, è sempre più intelligente di tutti. Perché un giorno si arrabbia, arriverà un capopopolo di questi, sì, eccetera. Sì. E entra nei meccanismi, perché poi quando cambia nulla, entra raro, cambia niente, e di fatto questo succede. L'acqua, guarda qua, no, tanto non per girare, non attimo, guarda, vigneti abbandonati da tutte le parti. Ti credo, qua sovveniamo un pezzo di terra così, città, vai. La città del vino, no? Guarda come è ridotto, è il consorzio, sarebbero tutti aiutati. Le spiche da grano, la città del vino e del grano. Del grano. Vabbè, andiamo avanti, va.